The Pope welcomed the Association of Italian Catholic Doctors to the Vatican to celebrate its 70th anniversary. Pope Francis delivered a powerful speech about the value of human life, spanning from conception to natural death. He said the dignity of life is not tied to one's well-being, adding that one life is not more sacred than another. He also denounced false compassion, which often surrounds cases of abortion and euthanasia. Il pensiero dominante propone a volte una falsa compassione, quella che ritiene sia un aiuto, quella che ritiene sia un aiuto alla donna favorire l'aborto, un atto di dignità procurare l'eutanasia, una conquista scientifica produrre un figlio considerato come un diritto invece di accoglierlo come dono, o usare vite umane come cavie di laboratorio per salvarne presumibilmente altre. He then described evangelic compassion as a force that can accompany people, especially those who need it most. When it comes to a medical procedure that violates one's consciousness, the Pope encouraged doctors to act according to the gospel. Noi stiamo vivendo un tempo di sperimentare con la vita, ma sperimentare male. Di fare figli invece di accoglierli come dono, come ho detto. Di giocare con la vita lì. State attenti, che questo è un peccato contro il Creatore, contro Dio Creatore, che ha creato le cose così. He then explained that abortion is not a religious or philosophical issue, but rather a scientific one because it's about a human life, a life which is not lawful to eliminate. Ma no, il pensiero moderno, ma senti, nel pensiero antico, nel pensiero moderno, la parola uccidere significa lo stesso. Towards the end, the Pope once again highlighted the need to speak and act against the throwaway culture. Tutti sappiamo che con tanti anziani.